E buon pomeriggio, Eccoci! pomeriggio estate, 16.02, siamo in diretta con una nuova puntata di pomeriggio estate, la 28ª puntata. Come vola il tempo quando ci si diverte! Mamma Siamo al giro di mia, questa boa! avventura, Mamma dai! mia! Non sei carico? Oggi è Carico da morire, mercoledì, è oggi è ancora mercoledì. mercoledì, No, ma signori! va bene così, metà settimana, fateci sapere come sta andando la vostra settimana, Ci scrivete sui nostri social, ormai li conoscete. Pagina Facebook, pagina Instagram, Cusano Italia TV, oppure ci potete mandare un messaggino WhatsApp al nostro numero di telefono. 342-627-5717. Ormai alla 28ª puntata lo sapete a memoria, però L'avrete anche registrato, l'avrete anche anzi, fateci registrato, sapere come l'avete bravi. registrato. Cusano Italia TV, Pomeriggio oppure Pomeriggio estate, Estate, quei Manuel e pazzi di Manuel e Martina. Martina. Chissà che fine faranno Manuel e Martina dopo il 15 settembre, ma non ci rivedremo, vero Ma noi Manuel? ci Io già sto rivedremo. pensando al 15 settembre. Vabbè. Detto questo, bando al ciao ciao ciao, ieri abbiamo Ci ballato. siamo anche divertiti, È devo vero, dire. è vero. Simone Lemmo ci Ho ha fatto questa fatto questa sfida. gara di ballo stile Ballando con le stelle. Ovviamente ho vinto io, Chiaramente ha vinto Martina, era Aaron Smith. preparata. No, non ero No, preparata. No, non ero preparata, ero era tutto io. No, preparata perché tuo padre ha assolutamente. comprato i consenter, è chiaro, questo va detto, io per dovere di No, cronaca lo devo dire, siamo sotto testata giornalistica, no. No, è stata ma Carol tanto la Smith verità viene sempre a a votarmi. galla. È stata Carol Smith a votarmi, mi ha Io dato un adesso bel facciamo la 10. seconda prova. Ah sì? E Sì. su che Di là canale? del monte, Monte del Monte monte Serra. sarà. Comunque, detto questo, a Basta. casa, siete pronti sì o sì? Sì. Oh, e allora io direi, cominciamo subito con la nostra puntata, andiamo a scoprire di che cosa parleremo, con chi, quali saranno i nostri ospiti, grazie alla copertina a cura di Luca Liaci. Prego. Cosa vi viene in mente se vi diciamo lo stile non è acqua? Ormai la visita della nostra esperta di Galateo, Laura Pranzetti Lombardini, è una tappa fissa nel nostro studio. Vedremo come utilizzare le buone maniere in treno e soprattutto in viaggio. Ma come essere composti e rilassati se il caldo ci stressa e ci rende irritati? Come al solito pensiamo ad ogni evenienza, per questo abbiamo invitato il nutrizionista Liberato Borrelli, un must per i consigli su come affrontare la disidratazione. Cosa succede in Italia e nel mondo? Per un quarto d'ora immergiamoci nell'approfondimento della nostra rubrica redazionale a cura di Aurora Vena e poi, mi raccomando, non lasciateci perché torniamo all'intrattenimento puro, con l'ingresso di Giusy Buda, autrice del libro Tutto in un battito, una storia che trae ispirazione dall'antica leggenda dei Mori siciliani e che narra di un uomo estremamente narcisista, ma anche di un'intensa storia d'amore. Anche qui niente spoiler, ci pensa Giusy ad ammaliarci con il suo racconto. In questa giornata decidiamo anche di affrontare il tema della maternità con Margherita Benni, in collegamento con noi per parlarci di tutti i problemi relativi a quest'ambito. Ieri era la giornata del gatto e a proposito di felini, speriamo che oggi sia anche la giornata del suo cugino lontano, il leone. Paola Aspri, tu che dici? Per oggi preparate un'ananas fresca e mettetevi comodi, lo spettacolo sta per cominciare. Pomeriggio estate, se non lo guardate, ma dove andate? Io vorrei Ma sapere dove andiamo dove noi in realtà, andate? Martina. Noi Noi siamo siamo qua qui con sempre dal lunedì voi. al venerdì, dalle 16 alle Seguiteci 18.30. e fateci sapere, dateci i vostri riscontri che ci fa piacere. Detto questo, oggi è mercoledì, c'è bisogno, Sì, Martina, tanto, ce n'è tanto sempre bisogno. bisogno in realtà, di un po' di stile, un po' di Galateo. E allora torna alla nostra rubrica. Evviva, lo stile non è acqua. Non è qui presente in studio, ma è in collegamento Laura Pranzetti Lombardini. Buon pomeriggio, Laura. Buon pomeriggio a voi, tutto bene? Tutto Bene, ci bene. manchi, devo dire, un pochino ci manchi. La tua presenza qui è sempre meravigliosa e ci illumina. L'assenza si fa notare, in effetti, è vero. Allora, sono a 600 km, Benissimo. però col cuore sono lì vicina. E Grazie. sono tempi di spostamenti di treno, di aereo, di viaggi. Cosa mi volete chiedere? Ecco, Ecco qua. appunto, sono proprio come hai detto tu, tempi di spostamenti, di viaggi, chi si muove in macchina, chi in aereo, chi in treno. Io direi partiamo proprio dal treno. Qual è il Galateo? Quali sono le regole, le buone maniere, le attenzioni che dovremmo avere quando ci spostiamo in treno, sia per vacanza, ma sia anche per lavoro, per tutti i giorni? Allora, la regola aurea di apertura
delle porte, mettiamola così, si fa prima scendere e poi salire. Ecco. Ma non è difficile. L'effetto tappo ingolfa chiunque. Per cui lasciamo lo spazio alle persone che scendono velocemente, anche magari un po' rintronate dal viaggio, nel momento che anche l'ultima persona è scesa e magari se è una signora in età, se è una mamma con un bambino, la aiutiamo, porgiamo anche una mano e poi finalmente, possibilmente in fila indiana, fa caldo, accalcarsi non serve a niente, saliamo uno alla volta. Corridoio, le persone sono dietro di noi. Allora, cosa facciamo? Anziché toglierci magari la giacca, mettere a posto la valigia, posizionarci, tirare fuori il libro, perché noi tutti leggiamo in treno e non stiamo al telefonino, e gli altri non passano. Allora, ci inseriamo nel nostro posto, facciamo passare tutti e poi possiamo fare le nostre situazioni, la nostra organizzazione. Ecco, a proposito poi dello spostamento, del muoverci, sistemarci, ma anche proprio in come ci muoviamo in stazione, quando prendiamo i mezzi, c'è un'altra attenzione, Laura, che mi piacerebbe sottolineare, che è quella dello zaino sulle spalle. Perché... che molto spesso mi capita proprio di essere rimbalzato fra uno zaino e l'altro, perché chi indossa questi zaini poi non si rende conto che occupa dello spazio e muovendosi può, come dire, vero, fare un po' da macchinette da scontro. Attenzione, si è bloccata Laura, ma in realtà in attesa del questa è una cosa che a me capita molto spesso, devo dire, in attesa del quando ci si anche muove. Di Laura, ma te ti sbattono, sì, cioè, con lo zaino, con lo zaino, cioè mi capita di rimbalzare stavo ad altezza zaino e per cui trovi queste persone che sì, arrivederci, buongiorno, sì, grazie, sì. Invece capita a me di inciampare nelle valigie degli altri perché le trascinano come no, fossero sì, non sì, lo so, sì, delle mazze come da un aspirapolvere, no, quasi sì, però al contrario da dietro. E succede quella cosa, prima ha detto Laura giustamente, eccola, è tornata Laura. Ecco Laura. Dicevamo Laura, questi Laura. Zaini, eravamo rimasti a questi zaini che ci aggressivi. Da una parte all'altra. Allora, zaini sempre più grandi perché prefiggiamo il bagaglio a mano, ma è un bagaglio sulle spalle, senza dubbio fa stare dritti, ma nel momento che noi saliamo su un treno, dobbiamo togliercelo o in aereo, dobbiamo togliercelo perché non abbiamo la gestione del nostro zaino e lo sbattiamo in faccia alla gente seduta. Esatto, esatto, perché poi ci si sposta, i sensori da zaino ancora non li hanno inventati, però la buona educazione sicuramente c'è già. Una persona seduta può gentilmente dire per favore faccia attenzione se lo può togliere. Sì. Che negli autobus è incredibile, vengono questi zaini sbattuti sul volto come fossero delle palle da bowling e le persone vengono fatte strike. Esatto. Ma poi è anche pericoloso perché ha quegli accessori di ferro, insomma. Sì, perché poi ci agganciano le spilline, capisci? Arrugginiti, quindi insomma è anche un po' pericoloso. Ci mettono le bandane. Laura, a proposito di bagaglio, c'è anche questa tendenza a tenere la valigia lontano un metro da noi, come se fosse un... Lontano dagli occhi, lontano dal cuore proprio. E la trasciniamo e ci giriamo improvvisamente a destra a manca nella stazione colpendo le gambe in questo caso degli altri. Facendo volare le persone, nel senso è come se fosse una lama, un fendente che taglia le gambe e fa volare. Allora, il trolley, molto spesso adesso ci sono anche le quattro ruote per cui può essere accompagnato, ma se ne abbiamo uno vecchio che va benissimo, però va accompagnato, attaccato al nostro corpo. Non deve essere un oggetto che vive di luce propria e anche di fuoco proprio per fare dei danni agli altri, deve essere attaccato e gestito attaccato al corpo. È vero.
Esatto. Verissimo. Io in questo, guarda, sono nata con la Sei valigia. attenta. Sì, sono nata con la valigia, quindi veramente credo di essere cintura nera in viaggi, però educati. Portatrice sana di trolley. Tra l'altro, Laura, scusami se ti Sì. interrompo, Manuel. A proposito della salita sul treno, accade quella cosa scomodissima del vagone, ok? Ci sono posti pari, posti dispari e l'ingresso sono da entrambi i lati del vagone. Quindi si crea quell'incontro al centro del vagone tra la gente che vuole andare verso la fine del vagone e gli altri che vogliono raggiungere il lato opposto. Anche qui un'attenzione forse al proprio posto, alla visione intorno della carrozza, insomma. Soprattutto c'è scritto carrozza 5 e c'è l'entrata dall'1 al 25 e dall'altra parte dal 25 al 50, per cui uno entra nel proprio segmento. Se per caso si distrae, arriviamo stanchi, non siamo concentrati, allora che cosa fa? Vede arrivare una persona e si appiattisce il più possibile o entra in un posto vuoto proprio per far avanzare gli altri, perché se andiamo un fronte a fronte, tipo gli stambecchi che vanno Esatto. contro l'altro, non ne veniamo fuori. Se no, bisognerebbe fare una rotatoria all'interno del vagone. Allora, abbiamo raggiunto, diciamo così, il nostro posto, sempre se non lo troviamo occupato, Ai perché ai succede ai. anche quello. Succede Succede. anche quello, e avete letto sul giornale ultimamente anche i posti in aereo, sarà magari un altro argomento in futuro, galateo in aereo, però che molto spesso le compagnie aeree, per cui anche il treno, a volte vendono il posto doppio, perché nella casistica qualcuno all'imprevisto e rinuncia sempre. Allora, per superare le spese e rientrare economicamente, vendono posti in più di quelli disponibili. Allora, cosa succede? Le due persone, ce ne sarà già una seduta e l'altro in piedi che arriva al proprio posto occupato, confrontano i biglietti, molto spesso sono sul telefonino, 1C, 1C, carrozza 5. A questo punto, se ci sono dei posti liberi, il secondo arrivato dice: "Guardi, non c'è problema, quando arriva il controllore, mi sposto, lo spiego. Se però non ci sono posti e vi dovete sedere, è necessario chiamare subito il controllore, che sono dei responsabili del vagone." Ok, a tutti gli effetti. Ci Ma sediamo, ci ci sediamo. sediamo, ci sediamo, ci sediamo ai nostri posti. Allora io arrivo, poggio lo zaino, prendo il mio libro, non so, magari anche la mia borraccia, mi siedo a fianco a me c'è Martina che non conosco. Aspetta, io ancora prima di Ancora di più, questo vai. posso dire, perché appunto Vai, vai. essendo nata con la valigia, la sistemazione della valigia, Laura, anche qui io vedo della gente che fa cose assurde. Osservando la carrozza intorno si vede che ci sono dei posti adibiti alle valigie. Come sistemare la valigia in maniera educata, civile? Allora, se è piccola si può mettere sotto il sedile anteriore, se invece è un trolley lo si mette dove si incontrano le poltrone e ci sono degli spazi nel vagone. Se è una valigia grande la si mette all'entrata dove ci sono le rastrelliere, se no si mette nelle cappelliere. Nelle cappelliere, e magari il gentiluomo Manuel aiuta Martina, che avrà usato la valigia in tutti i suoi minimi spazi, sarà con un punto specifico incredibile, l'aiuterà a metterla nella cappelliera. Pensate che la parola cappelliera deriva dai primi del Novecento, perché il gentiluomo, Manuel, lo sai che non va mai tenuto il cappello al coperto, se Certo. lo toglieva in treno e lo appoggiava allora c'erano le reti, nella rete sopra la testa.
Chic. Sì, sì. Chic. Certo, Manuel che aiuta me a mettere la valigia, sopra. Non lo so. Magari mi prendi in braccio. Vabbè, però, te la metto sotto, però. Va bene, grazie. Tu porta una valigia piccola così mi faciliti. Grazie. Allora, ci sei. Un palestrato, sei forte. Quello ma sì, infatti, sicuro, ma arrampico. Sicuro, vi preoccupate. Sicuro. Allora, mi siedo, a fianco a me c'è Martina che non conosco. Hai un cenno? Un cenno di saluto. Salve. Ok. No, neanche no. Salve. Non salve. No, solo un cenno, solo un cenno. No, non si dice salve. Ti puoi dire dire ciao a Manuel, perché ti sprigiona il ciao a Manuel, ma salve non è mai elegante, perché vuol dire salute a te. E allora, salute a te, tu hai un dubbio che io non sono in salute o me la stai tirando? Io non voglio che mi dici salve. Ecco, vedi? Possiamo dire tutti i saluti banditi? Allora, salve. No salve, no piacere quando incontriamo una persona? No piacere, no molto lieto, no saluti a te famiglia, no saluti alla sua signora, ciao in realtà. Pensate che quando vado in Puglia mi dicono ciao signora e mi danno del lei, ma il ciao anticamente in Veneto era ciao, sono tuo schiavo, per cui sono a disposizione. È una forma di riguardo il ciao, ormai viene nel contesto del tu e non del lei, però ha un'origine molto bella, sono tuo schiavo, ciao. Ciao. Attenzione a dire ciao da oggi, non credo che dirò più ciao. Vabbè, neanche salve. No. Buongiorno. Non credo che dirò ciao. Buongiorno si può dire, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Su quello non sbagli mai, Manuel, va bene. Non credo che dirò ciao. No, molto, molto bello. Ma non è una scaletta, riusciamo a rispettarla? No. Allora. No, Laura, con te è impossibile, sei un pozzo di conoscenza. Ma... Buongiorno. No, è molto molto bello ed pone bene la mattina quando ci si sveglia. È evidente che se ti svegli con un fidanzato, con un'amica, con i genitori in casa, non gli dai del lei, ma il buongiorno è un buon augurio. Allora, a colazione o mentre prendete il caffè, la prima parola, magari un po' imbruttiti, un po' sonnati, buongiorno, depone sempre molto bene, lo trovo molto elegante. Sono d'accordo, sono pienamente d'accordo. Allora, io no, veramente non credo che dirò più ciao. Detto questo, no, veramente Laura. Esatto. Non penso che dirò più ciao, no, penso proprio di no. Allora, detto questo, ci sediamo, io faccio un cenno di saluto a Martina che è a fianco a me e non conosco e inizio a leggere. Il cellulare, se aspetto una telefonata importante, posso lasciarlo con la suoneria? Non puoi lasciarlo con la suoneria perché tutto il vagone viene disturbato, deconcentrato, destabilizzato. Dalla tua suoneria lo metti silenzioso, lo controlli e nel momento che devi solo ascoltare e sai che è una cosa veloce, sì, grazie, no, grazie, arrivederci, puoi stare seduto, se no prendi il tuo corpo e il tuo cellulare e vi dirigete nel disimpegno all'inizio della carrozza. Benissimo. Bene. Benissimo. A proposito di cellulare, anche la musica, spesso la ascoltiamo con le cuffie, ma anche qui succede di tutto. Succede di tutto perché per me sono i sordi del futuro. La musica viene ascoltata a un volume inumano, per cui si sentono i bassi, tum, 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 e tu stai leggendo. Molto spesso col sorriso si dice, per favore, si sente tutto, può abbassare, grazie. E quando tu chiudi con un grazie, con un sorriso a 36 denti, è difficile che non l'abbassi, no? Capisci? Perché fare le tue ragioni, ma farle in buon modo,
ti porta sempre di solito a una conclusione positiva. Di Tra l'altro, a solito. me stanno così antipatici questi che vanno in giro con queste cuffie, tra l'altro enormi, ad ascoltare la musica. Cioè, posso anche capire il viaggio in treno per passare come dire, quel periodo di tempo, però queste persone che incontro per strada, non lo so, lo trovo così, come un senso di isolarsi, sì, anche Alienante. alienante, come per dire, non sono interessato a quello che mi accade intorno. Io in genere non li ascolto mai, soprattutto quando cammino, sia perché, non so, se mi muovo per strada ho bisogno anche di riconoscere alcuni rumori. Quando si attraversa la strada, se c'è qualcuno che deve passare o che, ecco, che richiede la strada libera, ma anche quando vado a fare una passeggiata, se vado al parco, potrebbe anche essere bello mettere una colonna sonora rilassante, però preferisco godermi anche quelli che sono i rumori della natura, mi rigenerano molto di più. Però vabbè, magari questo è un'opinione personale. Tu tra poco vai in ferie, dove ti rigeneri? Dove mi rigenero? Vado al mare. Un mare italiano o un mare estero? Italiano, italiano, vado in Sardegna. E Martina? Io Martina, pomeriggio pomeriggio estate. estate. Che se non lo guardate, dove Dove andate? andate? Ecco, L'unica appunto. che rimane qui sono io. Ma Ma poi andrò tornerò. forse anch'io a Anche settembre lei andrà a in un settembre. mare italiano, sì, mare italiano. Le Bene. radici mi chiamano. Allora, Martina, ad un certo Sì, punto, io sto leggendo il guarda. libro. Martina invece è Io il faccio così. passeggero che ascolta la musica. Mi Però. dà anche delle gomitate e poi ad un certo punto anche un languorino e tira fuori, non dico che possiamo tirare fuori, Un gli bel arrosticini panino, no, però, no, un eh? bel panino con la mortadella che è O questi buono ma taralli, o profuma in un modo questi un taralli da po'. Sì, sgranocchiare. patatine, cose Si può rumorose. mangiare, Laura? Velocemente, in maniera frugale, se no anche qua si portano le stanche membra al di là all'inizio del vagone o nel vagone ristorante. Si chiama vagone ristorante un po' perché si può acquistare, ma anche perché si può mangiare. Noi dobbiamo comunque coesistere con delle persone che non conosciamo. Per un certo periodo di tempo, per cui, come noi pretendiamo che non ci venga dato fastidio, non dobbiamo neanche procurarlo noi. Per cui si beve, ma anche lì senza, è normale, senza rumori, senza gradimento, in maniera discreta, tutto, tutto in maniera discreta. Voi avete detto una cosa, bracciolo, non certo. Esatto, che c'è quella cosa in mezzo che Quel non sai braccio, mai esatto, come e poi questo vale anche al gestire. cinema, E anche diciamocelo. qua pomeriggio estate. Quando, di chi è quel bracciolo? Allora, quando ci sono tre posti, uno viene privilegiato dal finestrino, Ok. l'altro viene privilegiato dal corridoio. Chi è un pochino più sacrificato è la persona al centro. Però il bracciolo è lungo, ci può essere un'alternanza, non Certo. sempre poi si appoggia, per cui si appoggia quando è libero, poi se c'è il contatto si dice mi scusi, a meno che uno non Certo. voglia un pochino essere più gentile del dovuto, però ci deve essere sempre un'alternanza. In ogni caso la priorità ce l'ha la persona al centro perché è meno fortunata rispetto agli altri due. Una volta in più il galateo è logica. Esatto, è logico. E una volta è capitato al cinema, devo dire, c'è stato un perfetto scambio con il mio vicino, che chiaramente non conoscevo. Appoggiavamo a turno ogni tanto senza dirci niente. Vi siete Sì, fidanzati no, poi? no, 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 però insomma ok. abbiamo condiviso questo bracciolo in Poi maniera. è finito o siete andati a bere qualcosa? No, 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 poi ognuno per sé e Dio per tutti. Laura, ecco, Grazie, mi piacerebbe, questa cioè, mi pillola. verrebbe da dirti ciao, ma non te lo dico a questo punto? Ma Te lo no, a dico? lei piace, Dico a lei piace. Sei tu che l'hai inteso nel modo un E allora, po'. Laura, ciao, sono il tuo No! schiavo, giusto? Com'è? Come devo dire? Sei tu che mi hai voluto qui, per cui ti sono grata. Ti dico ciao. Ah, ok, bene. Lo Allora, puoi dire, no, lo so, Moen. forse sarò all'antica Laura, buona serata, ok? Buona giornata a voi. Grazie, Laura.
settimana altre spiagge e altri lidi. Sì, assolutamente sì, e io vi seguirò chissà da quale spiaggia. Ciao Laura! Grazie, faremo un doppio collegamento allora. Grazie. Ma si sta Laura. Bene quando c'è Laura Pranzetti. Devo dire che questa pillola dovremmo farla vedere alle scuole, secondo me. No, ma sai cosa? Perché in genere io ho sempre pensato che dire ciao sia, come dire, poco elegante, no? Perché oggi è più informale, cioè sì, più colloquiale. Invece no, vedi, in origine ciao sono tuo schiavo. Bisogna sempre andare a detta così, voglio dire. Ma perché lo intuisci sempre in una maniera? Allora, facciamo così. Ciao. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, perché vedo che abbiamo già sforato, ci fanno già i cestacci, ci fanno ciao. E torniamo subito dopo, perché abbiamo una sorpresina. Canterò una canzone. A dopo, non è vero. Ciao.